Allora, siamo al secondo appuntamento di questo ciclo di incontri dedicato a Michelangelo Merisi da Caravaggio, dal titolo significativo Caravaggio tradito, e attraverso questi incontri credo che insieme stiamo scoprendo il perché di questo titolo. Abbiamo iniziato la scorsa settimana a San Luigi dei Francesi, dove è presente la Cappella Contarelli con il ciclo di San Matteo. Ci troviamo qui questa sera nella chiesa carmelitana di Santa Maria della Scala. Molti si chiedevano e ci chiedevano: ma come mai a Santa Maria della Scala? Non ci risulta che a Santa Maria della Scala ci sia un'opera di Caravaggio. Ma questa sera vi racconteremo una storia molto particolare, quello che qualcuno ha anche definito un mistero, il mistero del rifiuto dell'opera di Caravaggio. Allora, iniziamo questa storia. Siamo nel giugno 1601, il 14 giugno esattamente, quando l'avvocato Laerzio Laerte Cherubini commissiona a Caravaggio un dipinto per l'altare della cappella che aveva comprato in questa chiesa, nella chiesa trasteverina di Santa Maria della Scala, officiata dai padri carmelitani e dedicata al transito della Beata Vergine. La cappella è, entrando, la seconda a sinistra, quella dove vedete proiettata questa sera l'opera di Caravaggio, che in effetti non c'è. E perché non c'è? Non abbiamo documenti che ci dicono esattamente il momento in cui l'opera fu portata a termine dal grande artista lombardo. Siamo nel 1604 o molto più probabilmente nel 1605. Quello che invece sappiamo è che la morte della Vergine di Caravaggio fu rifiutata. E qui è iniziata tutta quanta una vicenda, perché gli altri artisti presenti a Roma nell'epoca capirono subito il potenziale espressivo di quest'opera meravigliosa, addirittura il grande pittore Rubens fu impegnato nel trattare l'acquisto di questa opera, che ripeto era stata rifiutata dai padri carmelitani, e dopo vedremo perché. Rubens trattò l'acquisto per la collezione del duca di Mantova Vincenzo Gonzaga. Prima che quest'opera partisse definitivamente da Roma, l'opera fu esposta, non in questa chiesa, ma l'opera fu esposta. Ci fu un'esposizione pubblica che partì il 7 aprile 1607. L'opera poi partì per Mantova, alla corte dei Gonzaga, ma a causa del dissesto finanziario occorso ai Gonzaga, gran parte della collezione ducale fu alienata e quindi l'opera arrivò nelle mani del re d'Inghilterra Carlo I. Alla morte di Carlo I, gran parte della sua collezione, compresa quindi la morte della Vergine, fu acquistata da un banchiere francese, Everard Liebach, e da questi fu ceduta a Luigi XIV, re di Francia. Infine, il quadro si trova al Louvre, al Museo Parigino del Louvre. Allora, iniziamo il racconto di questo rifiuto di Caravaggio. Iniziamo con Monsignor Andrea Lonardo, che come sapete è il direttore del Servizio per la Cultura e l'Università del Vicariato di Roma. Don Andrea, quando pensavamo, no, di organizzare questi incontri, abbiamo sempre tenuto presente, abbiamo citato anche nella nostra locandina, una frase molto interessante del pittore novecentesco Renato Guttuso, che nel suo saggio dedicato a Caravaggio e dal titolo Anti-Accademia scrive queste parole: si direbbe che i biografi non sappiano raccontare la vicenda del Caravaggio che attraverso il rifiuto delle sue opere, da questa o quella confraternita. Allora, Don Andrea, spiegaci perché quest'opera fu rifiutata. Prima di dirvi perché fu rifiutata, permettetemi di dire la mia gioia, così con Francesco, con Annalisa, perché è la prima volta che l'opera sta qui, quindi la vedete nella seconda cappella di sinistra, non è mai stata esposta qui, quindi è come una piccola soddisfazione di dire che l'abbiamo portata per la prima volta. Chiaramente non è l'originale del Louvre, ma è una cosa bella, anche a livello proprio di segno, capirete che questo vuol dire per noi che meglio sarebbe stata farla stare qua fin dall'inizio, avrebbe cambiato la storia di questo luogo, e purtroppo è stato un grave errore,
a mio modesto avviso, l'unico vero rifiuto di Caravaggio, mentre gli altri sono delle menzogne, e cerchiamo di capire cosa è successo, ma la cosa più interessante sarà capire perché non dovevano rifiutarlo, cioè qual è la questione per cui è stato fatto questo errore grave. Innanzitutto diciamo che mi è venuta in mente questa cosa, vi può aiutare a situare sempre in uno sguardo più ampio queste cose. Sapete che i rifiuti, le accoglienze eccetera sono costanti nella storia, non solo della Chiesa ma anche dell'arte laica, ma anche dei re, degli imperatori, dei partiti politici, dei proletari, del partito comunista russo e così via, no? Pensate per esempio, ne cito due interessantissimi per mostrarvi come sia legittima e anche problematica la discussione di un'opera. Sapete che Van Gogh, che fra l'altro è stato anche un predicatore, c'è anche un'omelia di Van Gogh quando visse a Saint-Rémy-de-Provence nel 1889 fino al 1890, dipingeva continuamente, e la superiora, vedendolo dipingere, si chiamava Suor Epifania, e disse: perché non facciamo fare a questo pittore un'ultima cena per il nostro refettorio? Le sorelle, le altre suore, dissero: dipinge in maniera troppo veloce, è meglio che non rischiamo con questo pittore. Voi capite che se la superiora, lei dice, io dopo il tempo mi sono rammaricata, perché se io avessi, come ho fatto in altre situazioni, avessi detto alle altre suore, chiediamo a Van Gogh di fare un'ultima cena, lui l'avrebbe fatta. E lei dice, il problema non è solo che non l'ha fatta per ragioni economiche, ma è proprio non aver permesso a lui di esprimere uno sguardo su quell'evento così fondamentale che è l'ultima cena. Noi possiamo essere colpevoli, cioè noi dinanzi a questa opera affrontiamo un problema reale. Come abbiamo dei preti, delle suore, dei laici che mettono delle cose orrende nelle chiese, abbiamo delle persone che negano che si mettono delle cose bellissime. Pensate all'opposto, un'altra situazione che mi è capitato di incontrare nei miei studi. Pensate che Rothko, si può discutere anche di lui come di tutti, Rothko voleva fare una cappella in Vaticano. E verso la fine della sua vita lui racconta proprio un suo quello che diciamo lo aiutava a sistemare, a cogliere le committenze. Lui disse alla moglie di questo grande personaggio, disse: voglio chiedere a Papa Paolo VI se posso fare una cappella dentro l'area. Il suo entourage disse: è meglio che non lo chiediamo perché tanto diranno di no. Cioè, se questo gruppo di persone non si fossero bloccati, noi avremmo, in questo caso sono, fra virgolette, la parte laica che non sa capire l'occasione, non sa capire la grande occasione che viene offerta, no? Quindi noi non abbiamo la cappella di Rothko in Vaticano e non abbiamo una ultima cena di Van Gogh per due tipi di rifiuti diversi fatti dalla comunità delle suore, fatti dai consiglieri di Rothko pittore. Cosa avviene qui? Cerchiamo di capire, di situare come sempre questa opera singola e ricostruire un contesto che viene sempre dimenticato, sempre si va sull'unica opera perdendo completamente l'orizzonte. Innanzitutto, questa chiesa non esisteva fino al 1597, quindi quando viene commissionata l'opera sono solo 4 anni di inizio costruzione, non c'è ancora la chiesa. La chiesa comincia perché questa immagine di Santa Maria della Scala era situata qui vicino sotto una scala che saliva ad un palazzo, e nel 1592 le vennero attribuiti 2 miracoli almeno. Guarì un sordomuto soprattutto e guarì un paralitico. Allora si sparse questa notizia in tutta quanta la città e crebbe il desiderio di realizzare una chiesa a partire da questa immagine, che venne poi staccata dal muro della scala, dove c'era questa scala che saliva. Il palazzo di questa scala, vedremo che c'entra questa cosa nella storia, era la Pia Casa, cioè era una casa
che stava nella zona di Santa Chiara, vicino il Pantheon, dove adesso il seminario francese, dove erano le ex prostitute che si erano convertite ed erano diventate monache di clausura, erano diventate suore. C'era un amore per questa fatica, per queste donne, e vedrete che non è la Vergine che fa pensare a una cortigiana, ma c'è proprio la Maddalena ai piedi della Vergine. Nessuno parla di questo dipinto meraviglioso che è la Maddalena dipinta all'interno del dipinto, no? Quindi erano delle donne che avevano lasciato il malaffare, venivano chiamate le malmaritate. E vedremo, Laerzio Cherubini era il loro consigliere giuridico, cioè quando c'era una questione giuridica, Laerzio Cherubini le difendeva. Fu lui a redigere il contratto per cui la Casa Pia lasciò le case che aveva qui, le fece abbattere, permettendo di costruire la chiesa di Santa Maria della Scala e in cambio chiedendo una serie di risanamenti di debiti della casa che loro avevano. Cioè ci fu un contratto per cui si decise che questa casa di donne che avevano abbandonato il mestiere della prostituzione, erano addirittura come la Maddalena, delle donne che offrivano la loro vita al Signore per la preghiera, e avevano questo rapporto, no? E la congregazione dei Carmelitani Scalzi sorge esattamente in quegli anni ed è il Papa che concede nel 1597 il sorgere di questa congregazione. Quindi a Roma è la loro prima chiesa, quindi acquistano il terreno dalla Casa Pia e decidono l'erezione della chiesa. Quindi voi guardate i muri, no? Caravaggio viene qui a vedere, a me piace molto immaginare i dialoghi, le persone, esattamente mentre stanno costruendo la chiesa, non esattamente, vi ho provato a dire che a San Luigi dei Francesi quasi nessuno storico si accorge che la chiesa viene consacrata nel 1589, cioè è in costruzione. Tutti i pittori che il Contarelli aveva pensato per la sua cappella, dice prima dobbiamo fare l'altare centrale, non c'è ancora la pala centrale, cioè sposta tutti i pittori, gli scultori a fare un'altra cosa, e quindi resta indietro la cappella, ed è lui che costruisce la chiesa. Quindi l'amore della nazione francese per il Contarelli è perché il cardinale francese che ha costruito la chiesa per i suoi, no? Qui è un tal Pietro della Madre di Dio, quindi il primo generale, il primo capitolo dei Carmelitani Scalzi, sono uno dei due gruppi che si richiamano alla riforma di Teresa d'Avila, i calzati e gli scalzi, ci sono prima i calzati e poi gli scalzi, no? Questo Laerzio Cherubini, che era appunto custode ufficiale di Casa Pia, nel aiutare la comunità dei Carmelitani e delle Suore, dice: però io voglio che qui ci sia una cappella per me, per la mia sepoltura, come il cardinale Contarelli c'è la tomba sua e noi dobbiamo ringraziare loro per questa cosa, e perché si preghi per me. Quindi è una cappella fatta, come avveniva quando le sepolture non erano nei cimiteri ma erano dentro le chiese, perché nei secoli tutti venissero a dire un'Ave Maria, a celebrare la messa per lui, no? E lui chiamò innanzitutto un famosissimo architetto, Girolamo Rainaldi, che fece la prima e la seconda cappella, sono fatte entrambe da lo stesso architetto Rainaldi, di cui poi il figlio Carlo farà invece ancora negli anni successivi il tabernacolo nel 1640 circa, e chiama poi anche Caravaggio. Nella cappella a fianco c'è, nessuno la guarda mai, anche qui non viene, appunto non essendoci il Caravaggio, c'è il pomarancio. Vi ricordate, il pomarancio era quello per cui il cavaliere d'Arpino aveva mandato un sicario a sfregiarlo perché gli aveva rubato una commissione. Cioè siamo in questo clima di pittori tutti violenti, mentre la critica parla di Caravaggio come l'unico violento perché deve essere un anticristo, un anticattolico, mentre è un pittore come tutti gli altri, cioè è più bravo degli altri a dipingere, ma è un pittore che fa esattamente le cose che fanno tutti, e i pittori lottavano, si uccidevano, facevano di tutti i colori. Sono di nuovo a fianco l'uno all'altro il pomarancio e Caravaggio, e poi vedremo che cosa avviene dopo che il Caravaggio non poté mettere qui la sua opera in questo senso. Il contratto viene firmato nel 1601
e si decide, nel contratto è scritto che Caravaggio deve entro l'anno terminare l'opera. Vedremo poi le parole del contratto, che sono molto interessanti per capire che cosa si dipinge. Di fatto non venne fatta subito, non sappiamo perché. Noi sappiamo che nel 1605, quindi ben 4 anni dopo, non un anno dopo, lo scalzo, come viene chiamato dalle fonti, i padri carmelitani, probabilmente nel loro primo capitolo generale, rifiutano l'opera, senza neanche metterla, quindi non è mai stata messa qui. Le parole che usano gli autori, le diciamo e poi le contesteremo, sono queste più o meno. Il Mancini dice: per essere stata spropositata di lascivia e di decoro, il frate scalzo l'ha fatta levare. Cioè è un'opera che non ha decoro ed è lasciva, un'opera troppo sensuale, troppo brutta, non dà il senso della morte della Vergine e della salita al cielo della Vergine. Il Baglione dice queste parole: dipinse il transito di Nostra Donna, sapete che Madonna, nessuno ci pensa, vuol dire la mia signora, Madame, come Monsieur, mio signore, cioè è il modo con cui la Chiesa chiama Maria perché è la nostra signora, no? Allora dice il Baglione: dipinse il transito di Nostra Donna, ma perché aveva fatta con poco decoro la Madonna gonfia e con gambe scoperte, fu levata via. Quindi qui la questione è, notate, non c'è in nessuna delle fonti, lo vedremo, una donna affogata, come dicono tutti, che è una pura invenzione della critica moderna, si vede che era gonfia. Cosa vuol dire che è gonfia? Sono straniti, la gente, se volete, la gente arriva ai frati il pensiero che quella donna è gonfia. Quella donna ha le gambe nude, ha i piedi nudi, no? Il Mancini, fra l'altro, diceva che alcuni dei moderni, facci male quali, per descrivere la Vergine Nostra Donna, vanno ritraendo qualche meretrice sozza degli ortacci, come faceva Michelangelo Caravaggio. Cioè, l'accusa è che addirittura in questa lascivia il volto potrebbe essere quello di una donna, di una cortigiana, una donna, una prostituta, eccetera. Il Bellori dice: allora cominciò l'imitazione delle cose vili, ricercandosi le sozzure e le deformità, come sogliono fare alcuni ansiosamente, e così nell'imitare i corpi si fermano con tutto lo studio sopra le righe e i difetti della pelle e dintorni, le famose righe, le rughe, eccetera, formando le dita nodose, le membra alterate da morbi, per i quali modi il Caravaggio incontrò dispiaceri. Quindi è in questione la rappresentazione della umanità come troppo legata alla malattia, il deforme, eccetera, eccetera. Però notate subito che le stesse persone, per esempio il Mancini, non appena sa che l'opera non sarà più messa qui, chiama il suo fratello Deifebo e dice: fatti avanti e comprala. Cioè, questa è un'opera che vale, cioè lui che la critica dietro dice: questa dobbiamo prendercela noi. Pensate addirittura a Pietro Paolo Rubens, che abbiamo per esempio a Roma la Chiesa Nuova, perché appunto ha dipinto a Roma, è lui a avvisare subito il Duca di Mantova, che è appunto il primo che poi lo compra, dicendo: caro Duca, qui è l'occasione d'oro, cioè qui dobbiamo comprarla. Cioè, gli stessi pittori dell'epoca in realtà capiscono che è un'opera meravigliosa. Che non esiste altra opera di questo tipo, cioè c'è una critica del popolo, ma i pittori invece capiscono subito questo. E come diceva Francesco, Giovanni Magni, che viene sempre citato con il suo nome aulico antico, dice: mi è stato necessario, per soddisfare all'Università degli Pittori, lasciar vedere per tutta questa settimana il quadro comperato, essendovi concorsi molti e degli più famosi con molta curiosità, atteso che era in molto grido detta tavola, ma quasi a nessuno si concedeva il vederla. E certo che m'è stato di soddisfazione il lasciarla godere a sazietà, perché è stata commendata di singolare arte, e tra la prossima settimana si invierà. Cioè il Magni dice: tutti i pittori di Roma
che quindi criticavano Caravaggio ma gli volevano bene. Abbiamo già detto che i pittori erano un'unica, avevano una corporazione, una gilda, l'Accademia di San Luca, e insieme avevano la Compagnia di San Giuseppe al Pantheon, poi ve ne parleremo meglio la prossima volta, avevano una organizzazione per difendersi se moriva uno, per aiutare le mogli, i figli, e avevano un'organizzazione di preghiera dove, per esempio, noi sappiamo che Caravaggio ha fatto l'adorazione eucaristica un'ora a coppie con Prospero Orsi, perché tutti i pittori dell'epoca si sono messi d'accordo per fare 40 ore consecutive, compresa la notte, di adorazione. Allora, che cosa dicono tutte queste fonti ambigue? Dicono da un lato che era un'opera straordinariamente importante, straordinariamente bella, di grandissima qualità. Non parlano del contenuto, cioè non dicono che è un'opera eterodossa, che è un'opera eretica, non c'è nessun cenno a questa cosa, anzi vedremo che la sua grandezza, che noi, se noi capiamo che è un'opera che esprime veramente il mistero della morte e la Vergine, ne capiamo la grandezza, se no... Ma si fermano sugli aspetti stilistici, non è decorosa, al limite ha rappresentata la Madonna come una cortigiana, è gonfia. Io mi permetto di dire in questa prima battuta, non parlo ancora dell'aspetto positivo, se veramente il quadro di Caravaggio fosse solo una prostituta, una donna gonfia, fosse solamente una cortigiana, fosse solamente una persona non decorosa, i frati avrebbero fatto bene a rifiutarla. Cioè, queste voci sono delle voci sciocche. Se veramente una persona dinanzi a quell'opera, come pensano alcuni critici moderni, pensasse che Caravaggio si è limitato a mettere lì una prostituta al posto della Madonna, noi dovremmo dire, cari ragazzi, carissimi studiosi, i frati scalzi erano molto saggi e molto intelligenti, perché vuol dire che l'opera non significa niente, è un'opera assolutamente da quattro soldi, buttiamola via. Questa è la situazione del rifiuto, poi proveremo a leggere meglio l'opera nella seconda parte. E allora, giustamente, no? Si parlava del rifiuto. A parte, volevo fare un cenno, no? Quando Don Andrea parlava di Paolo VI nei rapporti con l'arte contemporanea e dei rifiuti, ne parlavamo qualche incontro fa, Don Andrea, se ricordi, anche, no, di un grande pittore che si rifiutò di dare, di regalare, di donare, di dipingere un'opera per la collezione d'arte contemporanea dei Musei Vaticani voluta da Paolo VI, che fu Pablo Picasso, che per ragioni ideologiche, perché Paolo VI volle chiamare personalmente tutti quanti gli artisti a donare una loro opera per questa collezione d'arte contemporanea che tuttora si trova ai Musei Vaticani, e per ragioni ideologiche Pablo Picasso ringraziò molto, apprezzò molto il gesto del Papa, ma rifiutò di fare questa donazione. Ma a parte questo, ritorniamo qui ai padri carmelitani, che, come è stato detto, non erano i committenti dell'opera, ma dovevano ospitare la morte della Vergine all'interno della loro chiesa. Accettarono quindi successivamente a questo rifiuto un altro dipinto con lo stesso soggetto, perché, come abbiamo detto, la cappella era dedicata al transito della Beata Vergine, e chiamarono a realizzarlo Carlo Saraceni, il pittore veneziano Carlo Saraceni, che, come sostiene lo storico dell'arte Ferdinando Bologna, si attenne ad una versione rigorosamente apologetica della Vergine. Allora, noi abbiamo qui con noi questa sera la dottoressa Maria Beatrice De Ruggeri, che prego di venire accanto a me, che è una storica dell'arte un po' particolare, perché si occupa di diagnostica artistica. Allora, prima di farla entrare esattamente nei temi della serata, io vorrei chiederle di spiegarci in che cosa consiste esattamente il suo lavoro. Intanto buonasera a tutti. Il mio lavoro consiste nel cercare di fare storia dell'arte studiando la materia delle opere, che significa cercare di ripartire dall'opera, che è il testo principale da cui ogni lettura storico-artistica parte, studiandone i materiali, il processo compositivo, quindi in che maniera le opere si sono, in che maniera il pittore ha progettato l'opera, l'ha realizzata, con quali pittori,
pigmenti, con quali tipi di pennellate, e tutto questo viene fatto attraverso delle tecniche di indagine scientifica. Non spesso si sente dopo, in occasione dei restauri, no? Le indagini scientifiche tecnologicamente avanzate, in realtà alcune di queste sono impiegate da più di 100 anni, come le radiografie, da un po' meno le riprese all'infrarosso, eccetera, qualcosa poi vedremo. E quindi attraverso le indagini è possibile avere come un'amplificazione dell'occhio per leggere meglio al di sotto della superficie pittorica. Allora, dottoressa, quando noi abbiamo parlato anche per telefono, lei definiva il pittore Carlo Saraceni un caravaggista della prima ora, e mi ha raccontato un episodio analogo a quello occorso a Caravaggio sull'opera appunto posta, e che troviamo ancora qui a Santa Maria della Scala. Certo, dunque volevo... Ecco qua, allora tutti i giorni entrando nella chiesa si vede questo quadro che voi vedete a sinistra sull'altare, solo per stasera vi è impossibile vederlo e quindi ho pensato di portare un'immagine non molto bella, ma insomma eccola qua. Quindi normalmente questo dipinto si trova sulla seconda cappella a sinistra ed è il secondo dipinto che Saraceni ha realizzato per la Cappella Cherubini. Ho pensato anche di mettere un ritratto di Carlo Saraceni, si trova nell'Accademia di San Luca. Come diceva Don Andrea, questi pittori caravaggeschi, soprattutto i più vicini a Caravaggio, quelli che lo hanno conosciuto come Carlo Saraceni, con conoscenza dimostrata da documenti, da atti di processi, da atti di tribunale, perché erano spesso coinvolti in questioni appunto abbastanza complesse di denunce, di violenze, di liti, eccetera. Carlo Saraceni, pittore veneziano che viene molto presto a Roma, conosce sicuramente Caravaggio. Giovanni Baglione, malevolo biografo di Caravaggio e dei caravaggeschi, dice che che Saraceni imitava Caravaggio in tutto, nel modo di vestire, aveva un cane nero come Caravaggio, questo cane si chiamava nello stesso modo e così via, ma in realtà è veramente uno dei pittori che più ha capito il linguaggio caravaggesco. Si trova effettivamente qui a Santa Maria della Scala con qualche problema, potete immaginare. Dopo il rifiuto i padri carmelitani gli commissionano il quadro in sostituzione. Vi ho detto che questa è una delle due versioni, perché anche il povero Carlo Saraceni subisce una sorte simile, anche se poi la prima versione non verrà venduta attraverso Rubens, però dipinge una prima versione che è questa che voi vedete a sinistra. Non ci sono documenti che parlano di questo rifiuto, ma delle fonti, e Fioravante Martinelli nella sua Guida di Roma dice: nella seconda cappella aveva Carlo Veneziano fatto un bellissimo quadro col transito della Madonna con apostoli ed altre figure, e di sopra con una prospettiva, ed è questo quadro di sinistra. Fu posto in opera per poco tempo e grandemente lodato, ma poiché i padri vi volevano la gloria con angeli in cambio di detta prospettiva, egli si ripigliò il quadro che fu mandato a Venezia e in pochi giorni fece quello che ora si vede, pagato col prezzo di scudi 300. Pagato molto questo quadro, ma pagato molto era anche stata la morte della Vergine, perché ci dicono le fonti che la morte della Vergine era stata stimata da Vincenzo Giustiniani 280 scudi. Quindi un prezzo simile. Anche così, il ragionare sui prezzi dei quadri nel 600 sarebbe altrettanto interessante che parlare di rifiuti e di tanti altri temi, ma magari un'altra volta lo faremo. E il quadro più pagato del tempo fu un quadro famoso di Giovanni Baglione, altro pittore per un certo periodo caravaggesco, 1000 scudi per la resurrezione della Chiesa del Gesù, che purtroppo non abbiamo. Comunque, tornando a Saraceni naturalmente dipinge un soggetto molto più tradizionale, potremmo dire, secondo le iconografie. Vedete che nella prima versione, che oggi si trova al Metropolitan Museum, è di collezione privata ma in prestito temporaneo, Saraceni dipinge un'architettura sul fondo, mentre nella seconda versione, come già ci descrive Fioravante Martinelli, mette questa gloria di angeli. Quindi diciamo qualcosa che raffigura il transito della Vergine già in un senso più trascendentale che non certamente quello della morte della Vergine di Caravaggio. Ma in effetti nella versione del Metropolitan Museum, sì, perché sono un po' bassetta, allora
Sì, o se no forse posso prenderlo. Dicevo, nella prima versione del Metropolitan Museum ci sono delle modifiche, cioè Saraceni dipinge la prima versione, ma nella prima fase compositiva la prima versione non era così, ma era, come voi vedete nell'immagine a destra, con la Madonna con gli occhi chiusi e le mani giunte, e le mani appoggiate, non in segno di preghiera. Ora, questa immagine a destra non è la prima versione, non è ciò che è sotto il quadro del Metropolitan naturalmente, ma è un piccolo rame di centimetri 45 per 28 dipinto nella bottega di Saraceni in questo lasso di tempo che passa tra la prima e la seconda versione, e riproduce la primissima versione della prima versione. È un po' complicato, ma insomma, per dire che le cose non sono mai semplici, non erano semplici per Caravaggio, ma non erano semplici nemmeno per gli altri pittori. Peraltro, dicevo prima, Don Andrea, Rubens, che consiglia a Vincenzo Gonzaga di comprarsi La morte della Vergine, dipinge alla Vallicella tre pale su Ardesia, ma la prima versione era su tela e venne rifiutata anche quella. Dunque, le modifiche sul dipinto del Metropolitan riguardano la parte qui della testa e la parte delle mani, e in questo piccolo rame vediamo come doveva essere. Poi Don Andrea ci dirà dal suo punto di vista, ma insomma la Madonna inizialmente aveva gli occhi chiusi e aveva le mani non in segno appunto di preghiera. Alcuni studiosi, in particolare la professoressa Origemma, ha collegato lo sfondo architettonico della prima versione della morte della Vergine di Saraceni a una famosissima incisione tardo quattrocentesca. Vedete che l'architettura è molto simile, l'architettura del fondo, a quella della incisione quattrocentesca. La famosa incisione Prevedari, tratta da un disegno di Donato Bramante, e incisione piuttosto grande, come dimensioni diciamo 70 centimetri, incisione usata come repertorio di disegno architettonico in molte botteghe lombarde. È interessante questo confronto, lo porto perché attraverso gli studi tecnici, e questo avvicina un poco Saraceni e Caravaggio, attraverso gli studi tecnici, radiografia e riflettografia compiuti diversi anni fa ormai nella Cappella Contarelli, si è visto che, potendo ricostruire, studiando ciò che veniva fuori dalla riflettografia all'infrarosso e dalla radiografia, questo sotto vedete. Manca un pezzo, scusate, non so se l'altra volta sarà stato detto alla Cappella Contarelli che il martirio di San Matteo Caravaggio lo dipinge due volte. Ok. Allora, questo qui sotto è il grafico della prima versione del martirio di San Matteo, elaborato attraverso la lettura delle indagini diagnostiche. Questa è l'incisione Prevedari, vedete che anche nel martirio Caravaggio aveva preso ispirazione dalla stessa incisione da cui forse Saraceni aveva appreso spunto per realizzare l'architettura della prima versione. Allora, diciamo, mettendo in fila le tre Madonne dell'olio sul rame da cui noi possiamo immaginare come fosse il primo abbozzo di questo dipinto, la prima versione del Metropolitan e la versione finale che si trova sotto sotto la proiezione della morte della Vergine, vedete che effettivamente c'è un cambio importante non solo nel fondo architettura gloria di angeli, ma anche nella posizione della Madonna, che arriva però in fondo ad essere questa. Ma possiamo pensare che dopo tutto questo lavoro di Saraceni, che ripeto doveva avere dei committenti, come i carmelitani scalzi dovevano essere dei committenti abbastanza severi, diciamo così, visto che appunto abbiamo sentito che la versione di Saraceni doveva essere era secondo il decoro e non aveva nessun problema. Nella radiografia, dicevo, nonostante insomma ci abbia lavorato molto, possiamo pensare che se andiamo sotto la superficie con la radiografia non dovremmo trovare nessun tipo di cambiamento. In realtà vediamo che ci sono, questa è stato possibile fare la radiografia solo della parte superiore durante il restauro fatto qualche anno fa in occasione della mostra di Carlo Saraceni, e ecco che si vede che nel dettaglio degli angioletti in alto c'è questo angioletto
che aveva inizialmente il braccio alzato e forse anche la testa, non si sa se coperta, ma insomma forse spostata, e anche in questo caso la cascata di rose che non si vede molto, cioè che non si vede più qui, in realtà era stata, vedete che sono dipinti altri fiori si trovano adesso sotto la superficie. Quindi modifiche compositive in corso d'opera anche nel caso di un dipinto così tanto pensato. E soprattutto, visto che la testa della Madonna con la sua posizione, occhi chiusi e occhi aperti, doveva essere infine risolta, in realtà, anche se è un dettaglio naturalmente compositivo, anche la Madonna continua ad avere nel dipinto finale, quello che appunto si trova attualmente nella cappella, continua ad avere delle modifiche compositive, in particolare per quanto riguarda tutta questa parte della scollatura. Vedete tutte queste pieghe di panneggio che nel visibile non si vedono, e anche qui intorno alla testa. Quindi questo significa che anche quando un pittore ha un progetto, fatica molto a realizzare la sua finalmente versione definitiva, ciò che avviene quando si confronta con la materia è sempre qualcosa di interessante, che può essere sempre in fieri, diciamo così. E insomma mi piaceva mettere le due versioni, su cui forse anche Don Andrea potrà dire più di me, nel senso che veramente da un punto di vista compositivo, di luce e anche di concezione generale sono veramente molto diverse, sono, possiamo dire, forse due mondi a confronto, e anche come tecnica pittorica, seppure appunto, ripeto, Saraceni è stato quello tra i pittori che più ha capito il linguaggio tecnico di Caravaggio. E quindi grazie. E allora, quindi intanto abbiamo iniziato a sfatare, no, questo mito di Caravaggio rifiutato, perché a quanto pare, no, erano tante le opere rifiutate in quel periodo, e i committenti, quindi probabilmente non soltanto i Carmelitani Scalzi ma anche altri grandi committenti, erano molto esigenti, e questa è comunque una cosa che, come dire, è positiva. Don Andrea, prima, quando accennavamo alla frase di Guttuso, no, sui rifiuti, il pittore siciliano, dopo aver detto quella frase, si direbbe che non si parli di Caravaggio se non attraverso il rifiuto delle sue opere, proprio subito dopo lui esclama quasi con esaltazione: cosa diventa tra le sue mani l'antico tema della Dormitio Virginis? Quindi, Don Andrea, venendo all'iconografia dell'opera, adesso quella che per Guttuso era un'esclamazione, io la pongo a te come domanda: cosa diventa tra le mani di Caravaggio l'antico tema della Dormitio Virginis? Eccoci allora al dunque di questo passaggio importante. Possiamo vedere, e poi torneremo all'immagine che le pone a raffronto, come è sempre stato rappresentata la dormizione o transito, morte o oggi diremmo assunzione, termine che non si usava allora, in due registri. Cioè sono come due momenti dove da un lato è rappresentata la morte, dall'altra parte c'è la salita al cielo della Madonna, cioè sono due aspetti della stessa realtà. La Madonna muore, la Madonna con il suo corpo viene, entra nel mondo di Dio. Notate subito, fra l'altro, che è bello dire questo per intenderci subito, questa cosa è tipicamente cattolica, cioè rappresentare la morte della Vergine è una devozione cattolica, cioè mai un protestante farebbe la morte della Vergine. È rarissimo trovare in uno studioso di Caravaggio questa banalissima osservazione, no? La morte della Vergine viene raccontata negli Apocrifi, non c'è nei Vangeli, quindi non è un fatto, non è solo la scrittura. La tradizione riferisce, la Chiesa la ama come tradizione, anche se non è che noi scommettiamo su questa cosa, che tutti gli apostoli furono avvisati in sogno dallo Spirito Santo che la Maria sarebbe morta, si precipitarono al suo luogo di morte. Tra l'altro poi c'è il problema, come sapete, non risolto di qual è esattamente il luogo della morte della Vergine, fra Efeso, Gerusalemme e così via, ma non entriamo in questi dettagli che sono... La tradizione vuole che si radunano tutti gli apostoli, si radunano gli angeli,
si prega, cioè lei si addormenta con la preghiera, si chiama dormizio, ma è una vera morte, lo trovate in tutte le icone orientali, anche la trovate al Monte Athos nella tradizione russa, cioè l'assunzione viene vista come morte della Vergine, ma automaticamente come la salita al cielo. Nelle icone, per esempio, se voi prendete cavallini, eccetera, c'è Cristo che prende Maria bambina, cioè che è diventata piccola, e la porta in paradiso. Sono l'espressione di Dante, figlia del tuo figlio, cioè lei è la madre di Gesù, ma quando sia nella sua creazione, sia nella sua nel momento del passaggio, è lei figlia di Gesù, cioè è Cristo che è il suo Signore che la solleva, no? Questa bipartizione, andiamo avanti con le immagini, la ritroviamo in una serie di opere che hanno temi diversi, ma ci fanno capire qual è il problema. Questa è la famosissima Trasfigurazione di Raffaello, è l'ultima opera di Raffaello. Vedete che Raffaello rappresenta volutamente, è quasi un unico in questo, in basso l'impossibilità di guarire un indemoniato. Vedete il ragazzo è preso dal demonio, sta urlando, lo fa anche perché nei Vangeli i due episodi sono subito di seguito, cioè Gesù si trasfigura, scende e si trova i suoi che dicono abbiamo parlato con un indemoniato, non siamo riusciti a fare niente, e Gesù gli dice adesso non entriamo. Allora vedete che c'è il mondo, potremmo dire, delle tenebre, il mondo di difficoltà a vivere, della difficoltà a lottare contro il male, contro la morte, contro il demonio, e improvvisamente nel frattempo tutti sono concentrati, ma c'è una mano che si solleva come se dicesse ma guardate che la soluzione sta da un'altra parte, cioè non guardate solo l'indemoniato, provate a sollevare lo sguardo e vi accorgerete che quel Cristo quando viene è in grado di togliere il male, cioè non è che non c'è il male. C'è il male, ma c'è un'altra cosa oltre al male, cioè il messaggio di queste opere è che Maria muore veramente. Realmente questo ragazzo è indemoniato e urla e si fa male da solo e fa male agli altri, ma c'è la luce, è come se Cristo fosse già risorto, cioè è la trasfigurazione ma la risurrezione. Nel Museo Vaticani, andiamo alla successiva, vedete questa è la morte della Vergine di Raffaello, una delle tante morti della Vergine, qui è molto più composta l'opera, cioè non c'è il dramma sotto, però vedete sempre la chiarissima distinzione in due piani, no? Cioè c'è una tomba, gli apostoli sono radunati intorno, non c'è più tutta la questione, c'è un cielo e sopra Cristo sta già incoronando la Madonna, cioè sono come due piani che sono connessi. Andiamo avanti ancora. Torniamo invece all'immagine della professoressa Beatrice De Ruggeri, che io ringrazio, sono felicissimo di averla rincontrata, è veramente una delle pochissime persone che ha guardato le opere dietro le opere, cioè non parla leggendo le critiche d'arte, avete capito, alcune di queste radiografie le ha fatte lei proprio, cioè hanno tirato giù i quadri di Caravaggio, hanno proiettato la luce, cioè hanno fatto un lavoro incredibile che poi gli altri storici, no, torniamo a quella sua della doppia pala. L'ultima della sua. L'ultima. Il bello della diretta, si dice di solito, no? Eccoci. Allora, anche qui vedete i due piani, no? Cioè c'è un piano con la Madonna in Saraceni, con tutti gli apostoli intorno, che sono costernati perché lei sta per andarsene via, sta per morire, e il cielo che si apre con una fessura che permette di immaginare che quella morte non è la morte, no? Nel contratto del 1601 si dice in quo quidem quadro dipingere similiter mortem sive transitum, cioè la morte che è il transito. Il contratto è voi dovete dipingere, cioè Caravaggio si impegna a dipingere una morte, la parte bassa, che sia però anche un passaggio.
Mi è capitato, mentre facevo questi studi, io mi diverto a vedere anche, cioè pensate, mi è capitato una cosa veramente assurda di una persona che non capisce il sive transitum e dice la morte senza dolore, cioè è come se, questo studioso dice, Caravaggio si impegna e dice la morte senza dolore, non capisce che il transito è la stessa parola detta, è lo stesso concetto teologico detto in un'altra maniera, no? E dice, ecco che Caravaggio si sbaglia perché dipinge il dolore. Ma è chiaro che c'è il dolore, cioè nelle opere che abbiamo visto c'è il dolore per la morte della Vergine, no? Che cosa noi vediamo se lo guardiamo togliendo le banalità della crela, la prostituta, l'annegata? Secondo me la prima cosa, e sono sicuro di quello che dico, di quando dico secondo me, non è, innanzitutto noi vediamo il dramma della morte. Cioè, Caravaggio, il vero problema dell'opera non è tanto la prostituta, l'immagine, io dico sempre, ma avete mai trovato una contessa o una regina che fa da modella ad un quadro che si mette a piedi nudi? Cioè, è chiaro che una modella non è esattamente una principessa. Ma per il pittore non è importante il modello, perché nei secoli, infatti noi non sappiamo chi è la modella, sebbene alcuni dicano che si può individuare, noi non sapremo mai, cioè non appena muore la generazione, quel periodo, il pittore non dipinge per quella generazione, dipinge per la gloria sempiterna, no? Ciò che appare è il dramma, cioè Maria è veramente morta. È distesa come proprio su un letto di morte, c'ha i cavalletti, c'è un letto anche molto crudo, non è un letto come nelle opere che abbiamo visto di altri pittori, no? E se voi guardate, ci sono gli apostoli che sono realmente nel dolore, tranne Giovanni a destra, che è invece nella riflessione. E voi vedete già, io poi parlerò della luce che arriva su Giovanni e che arriva sulla Madonna, cioè noi abbiamo già imparato a vedere in Caravaggio degli aspetti iconologici che è importante sottolineare. In basso voi vedete una donna che non c'è abitualmente nelle opere del transito della Vergine, che è chiaramente la Maddalena. E chiaramente la Maddalena, poi lo vedremo dopo, anche perché Caravaggio l'ha dipinta da sola ed è la stessa donna che è anche la Maddalena nella deposizione della Chiesa Nuova, che poi visiteremo l'anno prossimo, torneremo a visitare, no? È in questo caso piangente, lei ha lavato il corpo di Gesù, vedete che c'è un catino, lei ha... Come si fa con i morti? Lei ha lavato il corpo della Madonna morta e è ripiegata, sta piangendo e sta nel dolore perché Maria non è più lì. Da questo punto di vista, anche solo da questo punto di vista, poi vedremo, voi capite che il ventre gonfio non è quello di una donna affogata. Perché se così fosse, Caravaggio, ripeto, sarebbe un idiota, perdonatemelo, e i frati dovremmo dargli $1 milioni perché l'hanno rifiutato. Cioè, io non posso mettere un'annegata al posto della Madonna. Il ventre gonfio, dice, è gonfio, è evidente, cioè questa cosa non si può negare, no? Il ventre di Maria è rigonfio. Allora due sono le chiavi possibili, secondo me sono anche compossibili. La prima rappresenta proprio la morte. Io ho avuto mio papà che è morto di tumore, nell'ultimo periodo gli si gonfiava la pancia, cioè bisognava continuamente togliergli l'acqua, perché la morte è dura, è cruda, è brutta la morte. La morte non ti lascia bello. Allora quel ventre non è perché è affogata, non c'entra niente, è perché è veramente morta, è veramente in qualche modo ha una parte di sé che non funziona. Ma in questa crudezza noi possiamo vedere subito un altro aspetto. Innanzitutto proprio a partire da questo ventre che non è gonfio ma è comunque è rigonfio. Io credo sia corretto quello che dicono tanti storici dell'arte, a partire da Marini e poi così via, è un richiamo alla maternità di Maria. Maria, anche nella morte, è la madre di Dio.
Cioè, la cosa per cui Maria è venuta al mondo, che lei si porta come segno del suo corpo, anche nel suo sconvolgimento del corpo, cioè il corpo è sconvolto perché è morta, ma è sempre il corpo della madre di Dio, lei è continuamente feconda del suo figlio. Quindi è una cosa di una grande bellezza, cioè lei non è sterile, lei è madre, e non è madre, ma madre del Signore Gesù. Seconda cosa che è assolutamente evidente, notate di nuovo la linea di luce, che è una questione di nuovo tipica, e Caravaggio è quello che è bravo a mettere i chiari, gli scuri, eccetera. Ma vedete che qui c'è chiaramente, qui in alto, una linea di luce per cui le tenebre della parte inferiore ricevono nella parte superiore una luce che viene a dare luce a quella morte. Cioè, quella è una morte brutta come tutte le morti, perché Maria, come Cristo, è stato brutto. Cioè, sapete che noi diciamo non sembra più neanche un uomo, si dice nella Settimana Santa, no? È così sfigurato, così anche Maria non, per certi aspetti non è più Maria, ma per altri aspetti lo è, come se lo è, e la luce entra a dare la luce della risurrezione, la luce della bellezza, la luce della grandezza. Cioè si incontrano il mistero della morte che non resta chiusa in se stessa, no? Altro elemento, secondo me, assolutamente importante è il grande telo rosso che richiama il vestito della Madonna. Vedete che quel telo rosso nessuno potrebbe dire che è realistico. Voi provatevi a mettere in casa vostra chiusa, che cosa c'entra un telo rosso che scende in quella maniera, che scende aprendosi quasi a forma di cono che si apre su Maria morta, no? Non c'è niente di realistico in quel telo rosso. Alcuni dicono serve per coprire lo spazio, serve perché in maniera compositiva bisogna mettere qualcosa che, come dire, ma Caravaggio in tante altre opere lascia il nero sopra, lascia il buio, cioè per lui quella cosa lì. Caravaggio è un pittore evocativo che non dice direttamente le cose, ma vuol dire che c'è qualcosa che supera la Madonna. Cioè la Madonna che è morta e che è madre, la luce entra, non c'è ma c'è anche qui una parte che sta sopra quello che noi vediamo. Non è chiaramente esplicito come questo, come i padri lo volevano, cioè i padri erano attaccati a una cosa che non avesse simbolismo. Cioè questo è un quadro, se volete, naturalistico, il quadro di Caravaggio è molto più simbolico, ma il simbolismo ai carmelitani del tempo non li convince. Cioè loro vogliono una cosa dove si vede esattamente le cose come sono, dove ognuno è esattamente quello che è, non c'è nessuna interpretazione da fare. Un'ultima cosa, torniamo alle immagini mie, sulla Maddalena. La Maddalena rappresenta qui, probabilmente si potrebbe dire, la storia di questa casa pia, e rappresenta la presenza, andiamo avanti fino a quella a cui eravamo arrivati, la presenza di una donna che si è convertita, e lei sì, a fianco di Maria, piange perché non c'è, ma ha trovato insieme con Maria, avanti. Ah, lo posso fare io, certo? Scusate, sono un po' stupido. Ecco, vedete, questa è un'opera che è stata ritrovata in una collezione privata, si discute sull'autenticità, io credo che lo sia, Geretti che l'ha studiata lo afferma. È un'opera dove c'è solamente la figura della Maddalena, è assolutamente identica a quella che noi abbiamo dentro la morte della Vergine, il transito, no? La cosa interessante è che facendo le analisi sottostanti a quest'opera si vede che quest'opera non è una copia, ma è stata lavorata. Se noi andiamo a quella successiva, se io vado a quella successiva, qui è una cosa, credo sia stata fatta da Michele Cuppone, uno studioso di Caravaggio che ha preso una rappresentazione teatrale. Vedete che in realtà, se voi la vedete da vicino, uno potrebbe pensare a questa camicetta che
che a un certo punto ha, come hanno alcune donne, una manica larga, invece probabilmente lei ha un fazzoletto, cioè la Maddalena sta piangendo ancora il suo peccato, la morte della Vergine, e sta desiderando la risurrezione. Se voi guardate, guardate i capelli, guardate il tipo di blusa, di abito, andiamo ancora avanti. Devo sempre andare avanti io. Vedete nella deposizione, poi la vedremo meglio quando andremo lì, la Maddalena è questa, chiaramente, ha sempre la treccia che va sulla sua testa, ha lo stesso abito e ha il fazzoletto sul suo viso, cioè sta compiendo lo stesso gesto che compie per la Madonna, l'ho già compiuto per Cristo. Qui si vede, tra l'altro, che Caravaggio aveva delle modelle, cioè la modella è la stessa, non sappiamo esattamente chi sia. E qualcuno dice che sia Anna Bianchini, che è una donna che aveva 25 anni, che era una cortigiana e che morì prima di partorire, quindi morì con il ventre gonfio, non annegata, è sepolta a Sant'Andrea delle Fratte, ma sono pure ipotesi, questa è un'ipotesi di Geretti, per esempio, in questo caso. Noi non abbiamo le fonti che ci dicono chi erano i modelli o le modelle di Caravaggio, no? Di certo è la Maddalena che è una cortigiana, c'è una persona a rappresentare la Casa Pia, a rappresentare queste donne convertite, e quella donna rappresenta il pianto col suo fazzoletto, ma insieme è una donna in attesa di risurrezione. Assolutamente, secondo me, non si può accettare è l'ipotesi che fa Maurizio Calvesi, che in alcuni casi è troppo cattolico, cioè secondo me l'interpretazione deve mantenersi sul simbolismo senza forzare la mano, cioè il grande pittore ti lascia intuire senza dirti troppo le cose. Lui diceva che ai tempi di Caravaggio c'era una tal Caterina Vannini che aveva vissuto a Siena e che era una donna morta con una malattia del ventre gonfio perché aveva la pancia piena d'acqua, però è morta un anno dopo, nel 1606, cioè è morto quando lui è uscito da Roma per aver ucciso in duello e così via, no? Concludo. Che cosa io credo che la cosa più, se volete, errata sia concentrarsi, quello che ci diceva Guttuso, ci diceva, su un particolare, cioè chi è quella donna che è stata che è lì stesa, che è il ventre gonfio, e non leggere l'intera opera. L'intera opera si radica nella tradizione del transito della Madonna ed esprime in una maniera assolutamente geniale, originale, questo momento di passaggio dove la morte e la vita sono compresenti nell'opera, e la totalità dell'opera ci fa vedere la morte di Maria, il suo transito al cielo, ci fa vedere gli apostoli che comprendono pian piano il mistero e la Maddalena che è lì a un passo fra il pianto e la speranza. Se questo non fosse, ritorno su quello che avete capito è la mia posizione di fondo, ben avrebbero fatto i padri carmelitani a dire: non la vogliamo, noi non vogliamo che la gente venga a vedere una prostituta annegata. Siccome secondo me invece Caravaggio voleva dire altro, io credo che un po' di purgatorio i padri carmelitani potrebbero esserselo meritato, ma proprio l'intercessione della Vergine li salverà e li aiuterà a andare nella pienezza della salvezza. Ma infatti direi che una delle forme più alte di tradimento, appunto, non è stata quella dei padri carmelitani, ma probabilmente della critica successiva, che si è concentrata su particolari assolutamente ininfluenti rispetto al valore di questa meravigliosa opera. E sempre per continuare a citare Guttuso, a un certo punto del suo saggio dice: è certo che appena un quadro veniva rifiutato, qualcun altro lo rilevava, le commissioni incalzavano, per disordinata e complicata che fosse l'esistenza del pittore, tra risse, colpi di
spada e fughe, opere di grande impegno, scrupolosamente elaborate, si susseguono. Allora, fermerei l'attenzione su questa frase, scrupolosamente elaborate. Allora, dottoressa De Ruggeri, la critica d'arte ci ha spesso parlato di Caravaggio come di un pittore che dipinge distinto, di getto, e probabilmente anche questa è un'altra forma di tradimento. Invece, che cosa ci dicono le tecniche moderne e le indagini che lei ha fatto? Allora questa slide è solo per dirvi che ormai il settore, come il settore degli studi caravaggeschi, è, non si può dire inflazionato, ci vorrebbe una parola più adatta, ma diciamo ormai i titoli scientifici su Caravaggio sono più di 3.000, per cui chi volesse mettersi a studiare Caravaggio oggi senza avere molti anni a disposizione avrebbe grandi difficoltà. Questo ormai è vero anche per gli studi tecnici. E questi sono i dipinti che noi, non per plurale maiestatis, ma perché siamo un gruppo di lavoro, abbiamo studiato negli ultimi anni. Vedete che sono già un certo numero, ma ci sono tanti altri studi anche fatti da altri gruppi. E quindi, diciamo, nell'imbarazzo della scelta di dover sintetizzare quello che è non tanto un piccolo tradimento, ma insomma un modo forse diverso di vedere Caravaggio, ho pensato di portarvi un esempio che riguarda l'uso della luce. Caravaggio, naturalmente, per noi moderni, per noi contemporanei è facilmente comprensibile, ci parla tantissimo, è molto attuale, e uno dei veicoli principali dei suoi quadri è quello della luce, che tutti, dal grande pubblico a molti grandi studiosi, ritengono essere una luce naturalistica. Come dire che Caravaggio mette i modelli in posa, prende una luce che viene dall'alto, forse quella del suo studio col famoso buco nel soffitto, è stato trovato un documento in cui lui chiede alla padrona di casa di scoprire metà della sala nel 1605, si è detto forse per poter illuminare i modelli dall'alto con quelle luci che noi vediamo anche nella morte della Vergine. Tra i vari spunti che hanno portato gli studiosi, poi ne parlerò un pochino anche dopo, a pensare che Caravaggio sia un pittore totalmente al 100% naturalista, che dipinge davvero i suoi modelli con una luce naturale, c'è naturalmente la voce delle fonti, in questo caso quella di Giulio Mancini, che dice appunto proprio di questa scuola, riferendosi ai pittori caravaggeschi, non precisamente a Caravaggio, a dir la verità, è di lumeggiare con lume unito, sembra che stia descrivendo un quadro come questo, no? Di lumeggiare con lume unito che venghi d'alto senza riflessi, come sarebbe in una stanza da una finestra con le pareti colorite di negro, che così, avendo i chiari e l'ombre molto chiare e molto scure, vengono a dar rilievo alla pittura. La luce è quella che costruisce i volumi ed è quella che costruisce i dipinti di Caravaggio. Non avendo i dati tecnici sul dipinto del Louvre, perché naturalmente il Museo del Louvre ha svolto le sue indagini, ma le ha pubblicate in un piccolo articolo e sono difficilmente a disposizione, ho pensato di fare un esempio su un altro dipinto, ma prima leggiamo velocemente altri giudizi di contemporanei o quasi contemporanei sul naturalismo di Caravaggio. Allora, Van Mander nel 1603 dice che Caravaggio non traccia un solo tratto senza star dietro alla natura, e Giovanni Baglione, sempre diciamo nemico comunque del Merisi, dice anzi presso alcuni si stima aver esso rovinata la pittura, c'è un refuso, poiché che molti giovani, ad esempio di lui, si danno ad imitare una testa del naturale. E Bellori dice non erano in lui né invenzione, né decoro, né disegno, né scienza alcuna della pittura. Quindi non avere invenzione, non avere disegno significa non essere un pittore che ha gli strumenti tradizionali di tutti gli altri pittori, e quindi indirettamente Bellori ci sta dicendo che è uno che è un pittore, poi lo dice anche in altre parti della sua biografia, è un pittore naturalista. Joachim von Sandrart dice questo Caravaggio fu il primo fra gli italiani che nello studio introdusse la semplice imitazione della natura. Questo è stato, diciamo, tutte queste affermazioni, più poi vedremo dopo la critica moderna come ha trattato questo tipo di affermazioni, ha fatto pensare sia i contemporanei, sia i moderni studiosi di caravaggisti e non, e quindi chiamiamo grande pubblico appassionati di Caravaggio, a Caravaggio come un pittore che, dicevo, usa la luce e la riproduce così tal quale. Già in questo schema, velocemente,
si può così possiamo focalizzare la nostra attenzione sul fatto che quasi sempre, se fate questo gioco andando a guardare altri quadri di Caravaggio, riuscirà quasi sempre in questo modo, la luce nei dipinti di Caravaggio raramente è una luce singola, e questo si vede anche semplicemente studiando le luci, l'andamento delle luci, delle ombre e del chiaroscuro. In questo caso la luce è quantomeno doppia, diciamo così, una è la classica luce da 45 gradi in alto e l'altra però è come se ci fosse una luce secondaria che illumina dall'alto soprattutto le teste degli apostoli, e quindi possiamo dire che già questa, semplicemente guardando il quadro, non è del tutto una luce naturale. L'esempio che porto, pensando anche che adesso c'è questa bella mostra Caravaggio Napoli, dove la flagellazione di Capodimonte è circondata da altri 6 capolavori caravaggeschi, ho pensato di portarvi un lavoro fatto cercando di capire come è l'illuminazione di un quadro che sembra così naturalista come la flagellazione di Napoli, dipinta da Caravaggio nel 1607, cioè dopo la fuga da Roma, dopo aver dipinto le 7 opere di Misericordia, ha questa commissione per la chiesa di San Domenico e dipinge questo meraviglioso quadro con questo chiaroscuro, con questo fondo nero, un quadro alla Caravaggio al 100%. Allora, studiando e avendo fatto tante indagini, interrogandosi su come potevamo capire meglio le luci usate da Caravaggio in relazione a quello che noi vediamo con le radiografie, abbiamo torturato un amico fotografo facendogli mettere nello studio fotografico dei manichini. Vedete che lui sta fotografando, lì c'è l'immagine, la fotografia, c'è la radiografia della flagellazione, la riproduzione della radiografia, mettendo i manichini in posa e cercando di capire che tipo di illuminazione avesse usato Caravaggio per realizzare il suo dipinto della flagellazione. Allora, ricordo, di nuovo l'abbiamo appena letto, la frase di Mancini che dice: lumeggiare con lume unito che venghi d'alto senza riflessi, come sarebbe in una stanza da una finestra con le pareti colorite di negro. Sembra, ripeto, anche la descrizione di questo di dipinto. E vediamo che nella prima, diciamo, simulazione con i manichini abbiamo provato a mettere una luce manciniana, diciamo così, quindi una luce piuttosto puntiforme che viene dall'alto a 45 gradi. Come vengono illuminati questi manichini? Vengono illuminati in una maniera che sembra abbastanza vicina a quella del dipinto. In realtà però ci sono delle cose che non funzionano molto bene con la luce unica da 45 gradi, e sono soprattutto il busto del flagellatore a destra, perché vedete che è in luce, la testa dell'uomo inginocchiato che sta legando la fascina, che è completamente in ombra, e il braccio dello stesso personaggio che è completamente in ombra. Allora, diciamo che forse l'illuminazione unica a 45 gradi dall'alto non è proprio quella che corrisponde precisamente a ciò che Caravaggio ha poi realizzato. Allora abbiamo cambiato luce e abbiamo messo una luce, vedete, più frontale, più bassa, quasi dal davanti. In questo caso cosa accade? Che il busto del flagellatore a destra funziona, è in luce, e si illumina il braccio del personaggio inginocchiato, però tutto il resto va assolutamente fuori senso, perché tutte le figure sono troppo illuminate, compresa anche la testa di questo qui, anche se è illuminata giustamente anche questa mano, e quindi alla fine questa luce, in fondo, quella di prima non funzionava del tutto, questa funziona ancora meno, ognuna funziona per un piccolo dettaglio, potremmo dire, per alcune parti. Se andiamo a vedere la radiografia, questo è il dettaglio radiografico di questa parte qui. Vedete, mi sembra con una certa evidenza, che c'è una testa. Questa testa è stata dipinta da Caravaggio prima di cambiare idea e dipingere il flagellatore di destra, così che inizialmente il dipinto com'era? Aveva Cristo, aveva questi due personaggi, questo sicuro, questo probabilmente, ma qui c'era il cosiddetto, quello che è stato chiamato per anni il committente, c'è un famoso articolo degli anni 70 che si intitolava L'eclisse del committente, questo era il committente, l'eclisse perché era stato ricoperto dalla pittura del flagellatore. Forse invece questo è un frate domenicano, le ultime ricerche ci direbbero questo. Comunque
comunque diciamo che questo personaggio arriva in un secondo momento per coprire questa testa, voi vedete, completamente finita, di un personaggio che guarda precisamente, ha lo sguardo precisamente nella direzione della testa di Cristo. Questa è la radiografia quasi completa, la parte sopra è completamente scura, non ci dà informazioni, non c'è nulla. E qui vedete molto meglio la testa in relazione alla figura del Cristo, non mi metto a leggere tutta la radiografia, ma voglio solo farvi notare che oltre ad esserci questa testa, in questa figura inginocchiata, dove attualmente la testa è in ombra, nella radiografia il bianco significa uso di bianco di piombo, cioè di biacca, quindi di colore bianco, e naturalmente il bianco è nelle parti in luce, così che il collo di questo personaggio era stato dipinto in luce e poi è stato scurito, e il ginocchio era in luce ed è stato messo in ombra. Tornando di nuovo al flagellatore di destra, che cosa accade? Questo è il dipinto. Questa è l'illuminazione, secondo Mancini, dall'alto a 45 gradi, dove vi ricordate che non funzionava questa parte, e questa è quella con la luce frontale. Qui c'è la modifica compositiva. Cosa ha fatto nel caso di questo flagellatore Caravaggio? Ha mescolato due illuminazioni. Una prima illuminazione, che è quella coerente col Cristo e col flagellatore di sinistra, e una seconda illuminazione, che è quella che invece viene, diciamo, frontalmente e gli consente di avere in luce questa parte qui. No. Che cosa fa nel caso del personaggio inginocchiato? Qualcosa di simile, usa invece stavolta più una luce frontale, questa è la simulazione sui manichini, ma poi, per delle ragioni che ora andiamo a vedere subito, ha bisogno di modificare alcune cose del suo chiaroscuro. Allora, che cosa ha fatto Caravaggio in questo quadro? Ha preso dei modelli? Probabilmente sì, avrà studiato la loro illuminazione sotto diverse luci, preferenzialmente sotto una luce dall'alto a 45 gradi? Sì, però poi alla fine che cosa interessava a Caravaggio? Riprendere una scena, una scena dal vero, o dare il senso di una iconografia, di una composizione, guidando, lasciando che il nostro occhio fosse guidato dalla luce, così com'è nella Cappella Contarelli, così com'è nella Cappella Cerasi, eccetera. Direi questo secondo. E infatti, che cosa accade con le modifiche, diciamo così, chiaroscurali, mettendo in luce questa parte e scurendo soprattutto la testa e il ginocchio del personaggio inginocchiato? Caravaggio riesce a guidare il nostro occhio all'interno, come senza riferimenti, non c'è prospettiva, non c'è una guida di tipo appunto geometrico prospettico, il nostro occhio è guidato dalla luce. In che modo? Il Cristo, scurendo questa parte, è come al centro, qui l'ho schematizzato in questo modo, si trova come al centro, in un centro luminoso in cui intorno c'è un circolo ovale di ombra, e poi di nuovo all'esterno arriva la luce. Allora, questo è un lavoro di un pittore naturalista che lavora come un datore luci del cinema, come un grande fotografo, e quindi questo è solamente per dire che uno dei piccoli tradimenti, diciamo così, è quello di pensare a Caravaggio come un pittore dell'Ottocento, del Novecento, un pittore che veramente dipinge dal vero, come hanno fatto molti secoli più avanti, ma invece è un pittore che studia, progetta e pensa molto a un effetto finale, che è un effetto veramente visivo, cioè visivo, di impressione visiva, e non realistico. Ecco. Grazie. Allora, come dire, gli spunti che stiamo ascoltando questa sera sono infiniti, direi, ma adesso procediamo invece spediti verso la fine di questo nostro incontro. E allora adesso mi chiederei a Don Andrea di parlarci un po', perché appunto il tema della nostra opera, che qui doveva essere, che in realtà non c'è, ma che questa sera abbiamo portato, è la Vergine Maria. Ma non è l'unica Vergine dipinta da Caravaggio, Caravaggio ne ha dipinte altre. Ecco, allora che Don Andrea ci parlerà di queste altre Madonne caravaggesche. Mi fa piacere completare quello che vi ho detto per mostrare come appunto la
la grandezza di Caravaggio stia proprio nella sua capacità di dipingere. Dire che non è naturalista non vuol dire che è meno bravo, vuol dire che è ancora più bravo, ma non è naturalista Caravaggio. Non so come si possa continuare a dire come una cosa scontata questa cosa, no? Noi vediamo che nelle sue opere, e per questo la Madonna, anche la morte della Vergine, va interpretata in questo senso, sono assolutamente nel novero della tradizione cattolica, ma sono sempre originalissime. Accenniamo a delle cose e poi le vedremo meglio anche con gli incontri che faremo a ottobre. Vedete innanzitutto la Vergine dei Pellegrini o di Loreto, non raccontiamo tutte le cose perché sennò poi non ha senso di... Ma che cosa... cioè le persone notano sempre il particolare, sono ossessionati dal posteriore del povero anziano che è arrivato lì e dai suoi piedi sporchi. Se voi guardate, c'è però, l'abbiamo visto la scorsa volta, altri due piedi che sono altrettanto nudi e che sono pulitissimi. Questa è la Vergine di Loreto, la tradizione di Loreto è che la casa di Loreto sia stata portata in volo dalla Madonna da Nazareth a Loreto, è la Madonna di Loreto che scende nel momento in cui i pellegrini arrivano e sta atterrando, come vedete, ha il piedino sollevato, e sta arrivando dal cielo in quel momento per accogliere i piedi sporchi, cioè c'è una parte del quadro che è sporca, fra virgolette, perché questi hanno camminato, c'è una parte del quadro che è meraviglioso perché la Madonna viene dal cielo. Allora la meraviglia anche qui è l'incontro del cielo e della terra, non sono tutte prostitute, tutti sporchi, tutti, è un incontro di due mondi. Vediamo la... quindi questo, pensate come si fa a dire protestante, o lo, cioè, questo è la Vergine di Loreto che appare, la Madonna che appare, il pellegrinaggio, le opere, cioè è un'opera assolutamente, ma geniale, perché noi non avevamo un'opera così prima che Caravaggio la facesse. Di questo cercheremo di capire perché è stato rifiutato. Questa è la famosa Madonna dei Parafrinieri, che erano quelli che bardavano il cavallo pontificio per le processioni. Allora sono Sant'Anna, Maria la Madonna e il bambino, si chiama Sant'Anna Metterza, cioè Sant'Anna messa come terza, non ci sono solo la Madonna e il bambino ma c'è anche la generazione precedente, no? La cosa incredibile di quest'opera è che cos'è? Guardate i piedi. Non è solo il bambino che schiaccia il serpente, cioè Gesù sconfigge il diavolo e il peccato originale, ma la Madonna schiaccia il serpente, cioè è un quadro che rappresenta l'Immacolata Concezione. È la Madonna che ha sempre vinto il serpente dell'Apocalisse, il male, eccetera, e Cristo e la Madonna insieme schiacciano il serpente. Cioè è un'iconografia originalissima per certi aspetti, anche se esiste, poi vedremo altre opere contemporanee, ma sarebbe corretto chiamarla l'Immacolata Concezione di Caravaggio. Vediamo la terza, questa è la Madonna del Rosario. Questa è di più difficile decifrazione nel senso storico, perché non sappiamo per chi è stata composta, per quale, l'abbiamo come opera. La Madonna del Rosario sono una serie di persone che si rivolgono, ci sono i domenicani che sono stati grandi propugnatori del Rosario, chiedono ai santi di intercedere presso la Madonna e ricevono il dono del Rosario. Di nuovo, che cosa c'è di più cattolico che, come dire, fare un quadro che dice mi raccomando pregate l'Ave Maria, dite il Rosario e meditate i misteri, no? Un particolare di questo quadro che vi richiama subito la pala della morte della Vergine è il drappo rosso. Gli storici dicono è la colonna, quindi sono probabilmente i colonna, cioè l'attacco è subito politico, potrebbe anche essere, ma se la colonna fosse Maria che è colonna nelle litanie lauretane, Maria che, e ci fosse, guardate quanto è innaturale quel drappo rosso che di nuovo va in alto, no? Cioè dove sta appeso il drappo rosso? Come fa un drappo a stare così? C'è un nodo, cioè uno metterebbe mai in una sua casa un drappo che poi c'è un ventilatore che lo tira? Cioè è qualcosa che fa
completa in alto all'opera, però noi potremmo tranquillamente toglierlo e l'opera reggerebbe benissimo, ma c'è un elemento che dice un di più, dice qualcosa che noi non riusciamo totalmente a comprendere. Si può vedere in queste opere sempre questa doppia realtà, che è una cifra di Caravaggio, cioè la crudezza della carne, della morte, della materia, cioè Maria è veramente morta, è doloroso, fa piangere, quel ragazzo è veramente morto, non si va in cielo se non si muore. Ma si va in cielo, cioè non è che si muore solamente, cioè si muore, ma si va in cielo, cioè sono due aspetti della realtà che sono continuamente posti uno di fianco all'altro. E con questo io concludo e lascio però la parola conclusiva a Francesco e a Beatrice per la... Ma... Infatti no, abbiamo parlato di Caravaggio sannato, Caravaggio osteggiato, Caravaggio rifiutato, Caravaggio che comunque, come tutti gli artisti, anche in questo uguale a tutti gli altri artisti della storia, fa i conti con la critica. Ma la critica d'arte a un certo punto ha iniziato a utilizzare queste immagini diagnostiche. E allora come la critica d'arte ha utilizzato e forse è cambiata anche utilizzando queste indagini diagnostiche? Ecco, voi avete visto insomma molto velocemente un esempio di come si possono utilizzare queste immagini che ci fanno vedere al di sotto della superficie. In realtà le indagini diagnostiche su Caravaggio hanno una storia abbastanza lunga, che però sintetizzerò in pochi minuti. E così il titolo di questa slide è come dipingeva Caravaggio, interpretazione ed equivoci della critica. Prima di arrivare velocemente a due o tre esempi di utilizzo delle indagini, bisogna ricordare che Caravaggio, fine primi del Novecento, era un pittore completamente dimenticato. E Caravaggio è importante nel 600 fino al 1610, è importante per lo sviluppo della scuola caravaggista fino agli anni 35-40 del 600, poi viene dimenticato a favore di altro tipo di pittura, che è la pittura classicista, che viene da Annibale Carracci, Domenichino, eccetera eccetera, e che parte a monte da Raffaello, ma Caravaggio viene riscoperto come pittore ai primi del Novecento da Roberto Longhi. E Roberto Longhi capisce che questo è un pittore diverso dagli altri, che non è un pittore uguale ai pittori manieristi, ai pittori del Cinquecento, e deve trovare un nuovo modo di guardare a questo pittore per poterlo interpretare e soprattutto per ricostruirne il catalogo, perché tutti i quadri che avevano un forte chiaroscuro o delle figure in primo piano erano annoverate nel grande mondo del caravaggismo senza che le varie personalità caravaggesche fossero distinte. Così che Roberto Longhi la sua chiave di lettura la trova nel naturalismo, di cui già abbiamo parlato, e quindi dice, queste sono frasi famose, che Caravaggio aveva questa pittura così vistosamente priva di schemi perché per la prima volta pittura diretta immediata. Facendo questo solamente come premessa, facendo un salto dentro alle indagini diagnostiche, le prime radiografie su un quadro di Caravaggio, anzi su due quadri di Caravaggio, sono quelle del 1951 dell'Istituto Centrale del Restauro sui dipinti della Cappella Contarelli. La grande mostra di Roberto Longhi del 1951, questa è la copertina del catalogo che consacra Caravaggio finalmente agli studi moderni e lo fa ritornare famoso. In questa grande mostra c'erano tutte le grandi pale, c'erano le pale della Cappella Cerasi, c'erano le pale della Cappella Contarelli, e Sir Denis Mao, un famosissimo storico dell'arte, vede che sotto al martirio c'è qualcosa e chiede all'ICR di fare delle radiografie. Queste sono le prime radiografie fatte su Caravaggio appunto nel 51. La lettura di queste radiografie da parte di Giovanni Urbani e Leonello Venturi è che, siccome ci sono degli importanti, delle importanti modifiche, questa è una pittura alla prima, è una pittura immediata. Questo è lo schema dei pentimenti appunto degli anni 50, dice Lionello Venturi: non si conoscono disegni del Caravaggio ed è probabile che non abbia disegnato prima di dipingere e abbia iniziato i suoi quadri direttamente. Voi capite come, diciamo, l'idea longhiana del naturalismo, della pittura immediata, subito nel 51 diventa evidente attraverso le radiografie secondo questo tipo di lettura.
Questo è uno schema su cui non mi soffermo, è solo per farvi vedere quante campagne di indagini diagnostiche sono state fatte su Caravaggio ancora negli anni 70, 80, a metà degli anni 80, anni 90, dal 2010 a oggi, tutto il lavoro fatto sulle opere romane, tutto il lavoro fatto per la mostra di Milano dell'anno scorso. Soprattutto nel 92 c'è questa grande mostra a cura di Mina Gregori a Firenze e a Roma, forse qualcuno di voi l'avrà vista. In quella mostra c'erano i quadri, c'erano le radiografie e poi ogni tanto la luce si spegneva, perché avendo scoperto una cosa di cui non parleremo, ma che sono questi segni incisi che Caravaggio fa sulla superficie per impostare la sua composizione, si spegneva la luce della mostra, si accendevano delle luci radenti in maniera che il pubblico potesse vedere queste famose incisioni. In quel momento il catalogo è uno dei primi cataloghi pieni di indagini diagnostiche, cioè di radiografie, e arrivano quelle che poi sono diventate per decenni le regole per attribuire un Caravaggio. Pensate anche, questo è un altro argomento, che ormai Caravaggio ha dei valori sul mercato incredibili, ne andrà in asta un probabile, forse sì, forse no, a giugno in Francia, e partirà da 50 milioni di euro come base d'asta, quindi c'è anche un discorso, diciamo, diverso oltre quello degli studi proprio prettamente storico-artistici. Arrivano con la mostra degli anni 90 queste regole per riconoscere Caravaggio. Quali sono queste regole? Che il quadro deve avere delle incisioni, che un quadro di Caravaggio è privo di disegno, che ha questa esecuzione alla prima direttamente sulla tela, che ha quella distribuzione di luce e ombre precisa e a volte delle modifiche compositive. Ho messo in rosso solamente questi due elementi, l'assenza del disegno e l'esecuzione alla prima, per farvi velocemente, per contraddire velocemente attraverso gli studi più recenti, anche con diverse tecnologie, non bisogna dare una colpa esagerata agli studiosi degli anni 90, le tecnologie sono migliorate. Questo è il ragazzo col canestro, questa è una fotografia all'infrarosso, ecco qui, spero che si veda un segno molto netto, nero, sottile, che si trova qui, che si trova sulle labbra, che si trova intorno al naso. Questo è un disegno di tipo tradizionale che Caravaggio esegue su quest'opera giovanile. Questo è un po' più complicata, questo è un dettaglio riflettografico all'infrarosso di questa parte del martirio di San Matteo. Questa gamba del carnefice, vedete, che è, diciamo, contornata da un segno largo nero che è un segno di disegno. Allora, scoperta, Caravaggio disegna. D'altra parte si era formato come molti altri pittori all'interno di una bottega e aveva imparato tutto quello che gli altri pittori imparavano. Questo è, la conoscete, la Giuditta con la testa di Oloferne, questa sotto è la riflettografia, la giro perché è più semplice vederlo. Anche in questo caso c'è un certo tipo di disegno, vedete che c'è una modifica, qui c'è un occhio. Questo disegno dell'occhio è fatto con la biacca, col bianco. Qui ci sono altri segni neri di pennellate che sono fatti col pennello nero. Questo è un disegno, è un altro tipo di disegno, è un disegno pittorico, ma è un disegno. La Cappella Cerasi, visto che la prossima settimana andrete, ci sono due dipinti, uno ha un lavoro negli strati soggiacenti molto molto complesso ed è la conversione di San Paolo. Questa è la radiografia, qui c'è un'altra, questa è la radiografia e riflettografia. Questo è il grafico che siamo riusciti a trarre dall'insieme di radiografia e riflettografia. Voi vedete che la prima figura di San Matteo era in un'altra posizione, aveva un'armatura ed era vestito quindi con un'armatura contemporanea. Caravaggio qui ha molto ragionato, ha completamente dipinto San Paolo in un'altra posizione e poi l'ha cambiato. Al contrario, nella crocifissione di San Pietro tutto è andato da subito a posto, diciamo così. Non ci sono modifiche, non ci sono incertezze. Allora, quando si pensa a questo pittore che è stato letto per tanto tempo come un pittore immediato, come un pittore quasi barocco, ho pensato di portarvi la radiografia di un quadro barocco, cioè di un quadro che è dipinto veramente alla prima, senza un grande progetto, che è il quadro barocco per eccellenza, cioè il Ritratto delle Sabine di Pietro da Cortona. Vedete che immagine radiografica diversa, dove tutto è molto più difficile da capire rispetto a un'immagine così. Sì.
così ben definita come quella della crocifissione di San Pietro. E infine, ultima cosa, il martirio ha quella, questa vita travagliata con un altro quadro sotto. Lavorando sulla conversione, sulla vocazione di San Matteo, abbiamo trovato dei segni incisi, qua spero che si vedano, nel fondo più nero, e ci siamo chiesti che cosa potevano essere. E sono state fatte delle misure con degli amici architetti che sono stati precettati per capire che cosa fossero i segni di compasso, e si è ipotizzato che all'inizio Caravaggio, nella vocazione di San Matteo, avesse pensato di dipingere una volta a botte, e quindi avesse, quindi, che quei segni di compasso siano relativi a un'impostazione geometrica, quindi non di un pittore che dipinge senza preparazione e senza progetto, per appunto dipingere una volta a botte che poi non è stata realizzata, volta a botte che però noi possiamo vedere perfettamente realizzata anche geometricamente, questo è lo schema, nella decollazione del Battista di Malta. E credo che con questo devo solo dire che ormai, parlando di Caravaggio, ci sarebbe talmente tanto da dire che la cosa più difficile è sintetizzare. Grazie. Grazie. Grazie, allora chiudiamo questa serata, e vorrei chiudere con un ringraziamento ai padri carmelitani Scalzi che ancora officiano in questa chiesa e che ci hanno accolto questa sera e che ci hanno permesso di riportare la proiezione della Madonna della Vergine che i loro predecessori invece non avevano voluto. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, il 24 maggio, a Santa Maria del Popolo con Don Andrea Leonardo e Sara Maggi, che anche qui questa sera, e con una sorpresa che vi abbiamo riservato appunto per la prossima settimana. Grazie a tutti e buona serata.